Ciao ragazzi, buonasera, bentrovati sul canale di Sergio Salugeri, il Bauscia Nero Blu. Allora ragazzi, parliamo un attimino di mercato, dai, anche il Bauscia si inoltra nel mercato. In realtà io ho sempre saputo qualcosina a riguardo, però adesso a sentire che ormai tutti si improvvisano, scusatemi, i guru, questo guru io per primo l'ho data, io per primo, io di qua, io di là. Allora, io la penso che a me interessa che il giocatore in questione arrivi all'Inter. A me, chi prima dà la notizia, non me ne frega assolutamente niente. Video anche un po' in difesa dei miei amici, non c'è bisogno che li difenda io, non c'è bisogno che io difenda Dario Calvi, non c'è bisogno che io difenda Fabio Bergomi, non c'è bisogno che io difenda Seggio di noi veri interisti, assolutamente. Perché? Per il semplice fatto che comunque si difendono da soli, danno comunque contenuti alle notizie, non danno solo le notizie. Hanno sbagliato Dzeko, chi non l'ha sbagliata Dzeko? Hanno sbagliato Milinkovic-Savic, chi non ha sbagliato Milinkovic-Savic? Ragazzi, il marketing dell'Inter aveva già pronto, già il video, già le magliette, già le stampe, già le grafiche e tutto quanto. Quindi l'hanno sbagliato tutti. Però veniamo a quello che io vedo ultimamente sulla piattaforma. Cioè, ragazzi, io capisco tutto, capisco che la notorietà fa male e tanta gente ci provi. Gente anche brava, mi riferisco a uno che è anche bravo, per l'amor di Dio, però alcune notizie assolutamente adesso è giunta l'ora che vi dico io nel mio piccolo, come già ieri in live, ieri sera ho accennato qualcosa, adesso io qualche notizia l'ho data ai miei amici. Adesso ve le do io per il semplice fatto che a me piace parlare di calcio giocato, però voglio farvi stare tranquilli. Voglio farvi stare tranquilli perché? Perché tanti di voi forse non hanno capito bene ancora per l'ennesima volta la situazione nella quale verte la nostra FC Internazionale 1908 Milano. Forse non avete ancora capito bene. Allora, qua c'è da stare non tranquilli, qua c'è da stare arci certi, arci sicuri, ma soprattutto molto fieri e orgogliosi di quello che la società sta facendo. Allora, anch'io ho una bombetta, nel senso che mi è stato fatto da un mio caro amico, che ringrazio, lui sa di chi sto parlando, non lo posso rendere pubblico per il semplice fatto che fa un lavoro particolare, in uno stato particolare e quindi non posso rivelarvi il nome, lo farei volentieri perché non sono io in questo caso bravo o aggiornato, ma è chi mi chiama, poi verifichiamo insieme agli amici di cui ho parlato e poi vi do la notizia. A fine video vi darò questo nome che è per giugno, ma è per farvi capire che tipo di programmazione stiano facendo i nostri dirigenti e la nostra società. Allora, veniamo all'attualità, ragazzi, perché io ho sentito delle bestiate stamattina veramente allucinanti. Ho sentito addirittura fare il nome nuovo. Il nome nuovo, ragazzi, sapete qual è? È Allan. Complimenti, nome nuovo è Allan. Allan è stato un nome che ha dato il mio caro amico Dario Calbi 3 mesi fa, quando iniziò a girare il nome di Mertens. Tra l'altro, in un video anche con me, Dario disse: ma io so che Inter e Napoli stanno parlando per un centrocampista e questo centrocampista potrebbe essere Allan, anzi, vi dico io, è Allan, disse. Ma non mi risulta Mertens. Oggi io apro YouTube e sento Allan è il nuovo nome, poi non venite a dire che qualcuno è arrivato prima. Sì, di 3 mesi, Dario Calbi. Dario Calbi 3 mesi fa. Quindi per sfatare un attimino. Nel video di prima Dario giustamente ha detto anche un panettiere può portare comunque una notizia valida. Per l'amor di Dio, anche un lavapiatti, anche un impiegato di banca, chiunque, anche un agente di commercio come il Bauscia può portare, per l'amor di Dio, però le fonti vanno verificate. Ok, poi c'è altra gente che fa altri lavori al di fuori del calcio che legge Twitter. E allora siamo tutti dei guru del mercato se andiamo a leggere e riportare le notizie che fanno gli altri. Vedete, ragazzi cari, quello che vi propongono sempre i nostri canali, in special modo Fabio, Dario e Sergio, e in un certo qual modo anch'io nel mio piccolo, sono comunque dei ragionamenti, ok? Poi, se dei nomi che loro hanno fatto mesi fa adesso non li fanno più è perché sono cambiate le situazioni, però vi spiegano la trattativa al suo nascere.
troppo facile quando le cose sono fatte, anche se la notizia non è uscita 2 settimane prima, buttarla lì. Poi diffidate da chi dice di avere amici in sede. Allora, io vi dico nel mio piccolo che quando c'era l'altro presidente, quando c'era il signor Massimo Moratti, se avevi una conoscenza in sede o in società, comunque qualcosa usciva e ci potevi beccare, ok? Adesso dall'Inter non esce niente. Quindi quelli che vi dicono che hanno gli amici in società piuttosto che... Ma ragazzi, ma stiamo scherzando o che cosa? Ma lo vedete come lavorano sotto traccia? Che lavoro stanno facendo anche sotto traccia? Cioè, adesso oggi mi è arrivata una notizia per giugno che il fenomeno sicuramente in questione la tratterà tra 2 o 3 mesi dicendo di essere arrivato primo. Che nessuno ne ha mai parlato, non è Messi, ok? Non è Neymar, è un giocatore che vi fa capire perché vi voglio dare la notizia oggi, per farvi stare tranquilli e farvi capire che tipo di programmazione stiamo facendo, cioè che tipo di programmazione sta facendo la FC internazionale. Ecco, questa è la cosa fondamentale, ok? Quindi poi chiarisco ancora una volta, l'ho chiarito ieri in live, che allora, prima di tutto, cosa almeno ci chiariamo, allora, c'è qualcuno che si permette di dire che Ausilio non conta più niente in società. Cazzate, Ausilio è stato rinnovato ancora di un anno il contratto, quindi cazzate, sì, ho usato anche una parolaccia, cazzate, ve lo dico per la terza volta, ok? Cavolate, no, perché fonti vicine mi hanno detto, no, niente, nulla. Tutto quello che fanno lo fanno di comune accordo. Secondo voi ragionatevi bene, Marotta col suo modo di operare, la società come sta operando, secondo voi manda il dirigente Ausilio così senza sapere niente? Ma qua stiamo andando fuori di matto? Dai, ragionate anche un attimino. Poi, mi sono già soffermato ieri, mi risoffermo. Alcune trasmissioni che trattano il calciomercato, che tra l'altro ho sempre guardato anch'io, adesso faccio fatica a guardarle. Non mi riferisco a Sky, mi riferisco all'altra. Perché? Per il semplice fatto che non si può deridere l'Inter per l'operazione Spinazzola. Ok? Alcune cose magari usciranno tra un po' di tempo, però vi posso garantire che deridere per che figura hanno fatto, le figure, signori cari, non sono queste. Le persone intelligenti ripensano, qua non è stato tanto un ripensamento, qua c'è qualcosa dietro che ci spiegheranno che verrà fuori, ma nessuno ha fatto una figura del cavolo, ok? Quindi certe trasmissioni in continuazione continuano ad aspettare il piccolo cavillo per tirare giù bordate a Marotta, perché? Perché chiaramente Marotta andando via dalla Juventus è diventato loro nemico. Questo è quello che penso io, anzi ne sono certo, ok? Veniamo all'attualità, dai. Allora, veniamo all'attualità, si parla di Politano-Napoli fatta, però io vi dico, il giocatore su Politano ne so, il giocatore vuole fortemente Roma, appena preso casa Roma, è tornato in questi giorni a Roma proprio perché, per questioni casa, perché presumibilmente è per quello, e spingerà fino alla fine per la Roma. Infatti, tant'è che Petrachi e la società intera si stanno nuovamente parlando, perché? Perché stanno tentando di accontentare il giocatore. Non dovesse andare in porta alla Roma, in porto la Roma, allora sì, si aprirebbe lo scenario a Napoli, sicuramente con il quale sembra che ci sia già un accordo, ma attenzione, è la seconda pista, ok? Quindi chi vi dice sicuro a Napoli Politano? Calma. È comunque la seconda opzione per fare in modo che il giocatore vada appunto a giocare, ok? Quindi seconda pista. Poi ho sentito altre bestiate su Eriksen, poi una grossa come una casa. Addirittura c'è chi sostiene che Eriksen sia, cioè il fenomeno dice che Eriksen è già fatto, l'ha detto lui, sì. Va benissimo. Il primo che ha fatto il nome di Eriksen è stato un signore sulla sessantina di Taranto. Ok? Questo è stato il primo che ha fatto il nome di Eriksen. Poi si è andata a culo, però l'ha fatto lui. Ok? Sulla sessantina di Taranto. E qua la chiudo. Oggi però ho sentito anche nei vari gruppi così che mi scrivevano: ma Sergio, ma sembra che
prima si debba aspettare, perché se non incassiamo il corrispettivo di Gabigol non possiamo fare Eriksen. Allora, Gabigol è una cosa, è un'operazione già andata in porto. L'annunceranno in questi giorni, indipendente totalmente con la questione Eriksen. Oggi si stanno mettendo d'accordo in queste ore per le opzioni, cioè scusatemi, per le ultime postille contrattuali. Sono arrivati a discutere i bonus, quindi il giocatore probabilmente, anzi sicuramente, verrà a Milano per fine settimana e si sta tentando di portarlo già per Inter-Cagliari, chiaramente magari non farlo giocare, ma presentarlo ai tifosi per Inter-Cagliari in concomitanza con il capitano, il capodanno cinese, ok? Ecco, in quel giorno lì dovrebbe avvenire, giorno del capodanno cinese, dovrebbe avvenire appunto l'annuncio di Eriksen. Quindi tranquilli, ormai ci siamo, ok? Poi quindi sfattiamo un attimino questa mega bomba Alan. Poi giustamente Sergio prima, sui miei veri interisti, mi ha dato una notizia che gli era arrivata quando eravamo al telefono, che riguarda il Tottenham e riguarda Bale. E Bale sembra che stiano accelerando perché il Tottenham lo vuole subito portare alla corte di José Mourinho. Quindi questo spiana proprio ogni tipo di dubbio e di pensiero su il discorso appena fatto su Eriksen. Veniamo alla news. Veniamo alla news, e la news è una news di tutto rispetto. Io vi faccio, allora, si tratta di un difensore. Vi do la notizia per farvi stare tranquilli e per farvi capire che tipo di programmazione stia facendo Marotta. Prima della notizia, precisazione, io ieri ho parlato di Chong, ma avete commentato. Grazie mille per il commento, però mi si dice è una boutade giornalistica per il semplice fatto che Conte non lo vuole, non è assolutamente vero, non mi risulta così, e non si può spendere 10 milioni per un prospetto del genere che comunque non ha voluto Perisic, figurati se vuole questo qua. Allora, 10 milioni proposti dall'Inter per Chong sono spalmati in 5 anni. Ok? Quindi non è 10 milioni all'anno e l'Inter è molto ma molto forte su Chong, quindi l'abbiamo chiarita questa. Veniamo al nome che mi è stato fatto prima, non l'ho mai sentito da nessuno, è un centrale di difesa nazionale spagnolo, giocatore del Real Madrid. All'anagrafe José Ignacio Fernández Iglesias, detto Nacho. Eh sì, signori, nato nel 18-1-1990, 30 anni appena compiuti, giocatore di esperienza, di estrema qualità e in scadenza a giugno, in scadenza contratto in scadenza a giugno, sarebbe un colpo molto ma molto importante che ci fa capire che tipo di programmazione stiano facendo i nostri dirigenti. Anche in un reparto come la difesa, che sembra un reparto dove possiamo stare più tranquilli, però attenzione, questo non vuol dire che parte Skriniar, ok? Questo vuol dire che se Godin, come sembra, dovesse andare via a giugno, e sicuramente sarà così, ahimè, c'è subito pronto il signor Nacho. Quindi, secondo quello che mi è stato riportato, questo è un ulteriore esempio della nostra grandissima programmazione. Allora, voglio chiudere il video per ringraziarvi, cioè ringraziandovi, scusate, per quello che avete fatto ieri, perché ho fatto la mia prima live, siete stati veramente splendidi. Per 2 ore mi avete tenuto incollato ai vostri commenti, mi sono divertito veramente tanto e non pensavo che così numerosi, nonostante la concomitanza di youtuber molto, molto più famosi di me, anzi famosi perché io non sono nessuno, voi potreste venire sul mio canale a commentare e a passare 2 ore con me. Grazie veramente a tutti, ok? Grazie mille a tutti. Io vi saluto tutti quanti, giusto 2 o 3 nomi perché me li sono annotati, quindi Davide Mirabile, William Pravettoni, Alessandro Turcato, Francesco Pagnin,
Igor Crocetta, mitico Igor, Cosimo Pisano, Gianluca Pilo, Antonio Airoldi, Davide Senega, Giovanna Dotti, ciao Giovanna, grazie, mi commenti sempre, segui sempre me, noi veri interisti, l'amico Sergio, grazie mille, una vera interista Giovanna, Giacomo Cossu, Filippo Giangirolami, Vincenzo Pezzuto, Tommaso Elia, il solito Alessio, grande Ale, ciao Ale, poi Luca Gussago, Giove De Medici, ok? E i soliti gruppi, uno su tutti, noi veri interisti. Ragazzi, iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina e mettete il pollicione. Fate lo stesso per il mio fratellino Sergio, noi veri interisti, l'amico Dario Calbi e tutti gli amici YouTuber che fanno parte di una specie di fronte nerazzurro. Ciao ragazzi, di Milano il simbolo regale, il biscione dell'Internazionale. Forza Roma per stasera.